Buonasera a tutti. Questa sera qui è ospite della settimana della politica il professor Ernesto Galli della Loggia, storico, editorialista del Corriere della Sera, autore di molte pubblicazioni e che questa sera cercheremo di illustrare l'ultima sua opera che è L'aula vuota. È un libro che parla di un'evidente crisi della scuola italiana, ma lo fa anche in una maniera non polemica e né sterile, insomma. Lo fa perché avverte certamente la necessità di un profondo rinnovamento della scuola italiana. Quando si dice della crisi della scuola italiana, certamente si parla in generale della scuola, senza poter però tralasciare che ci sono realtà poi anche di eccellenza in tante parti del nostro paese. E inizierei con una prima domanda al professore, partendo proprio dal, diciamo, sottotitolo del libro, che è quello della Come l'Italia ha distrutto la scuola. Lei ne ricostruisce la storia di questo smarrimento, indicandone anche i responsabili e i complici, e in qualche modo proprio con nomi, cognomi di personaggi politici e non. Parla delle politiche scolastiche, le riforme, di alcuni modelli che in qualche modo, anziché migliorare, trasformare in positivo la scuola, la portano quindi invece alla distruzione. E partirei da questa immagine di progressivo smantellimento della scuola, più in generale, e della delegittimazione del ruolo sociale della scuola, per chiederle, non si tratta anche di una delegittimazione del sapere? Ah, certamente, le due cose vanno insieme, naturalmente. Una popolazione descolarizzata è una popolazione che naturalmente a cui non importa nulla del sapere, ovviamente. Una classe politica parlamentare come quella italiana di alcuni anni fa, che a un'intervista delle Iene dimostrava di non sapere l'anno di scoperta dell'America o della Rivoluzione francese, beh, certo. Non credo che sia migliorata nel frattempo, tra parentesi, non è certo una classe politica che si può prendere particolarmente a cuore il sapere, ovviamente. Certo. Le due cose, cioè, l'Italia in un senso molto ampio, io credo, diciamo così, da anni subisce un processo di deculturazione, deculturalizzazione e insieme anche, diciamo così, di abbassamento molto forte del suo sistema scolastico. Le due cose, insomma, è un circolo vizioso, le due cose si reggono l'una con l'altra. Ormai che la scuola, diciamo, si sia un elemento di debolezza del nostro sistema sociale, che la scuola non funzioni, che presenti non funzioni più come ascensore sociale, non riesca più ad adempiere i suoi compiti, è ormai, diciamo, un luogo comune. Però io, tutti i giornali ne parlano, sono molto colpito dal fatto che però tutti i giornali, gli articoli, anche i libri che denunciano questo stato di cose che ormai, insomma, dovrei dire è sotto gli occhi di tutti, però singolarmente non si dice mai una parola sulle responsabilità politiche. Come mai le cose sono arrivate a questo punto? Ci sono dei responsabili, hanno dei nomi e dei cognomi. C'è una specie di omertà sulle cause, di questo tracollo della scuola. Quasi che, appunto, la politica, diciamo, non abbia mai avuto a che fare con la scuola. Invece la politica ha avuto moltissimo a che fare con la scuola. La politica in senso proprio, i partiti politici, i sindacati, non ne parliamo. Però c'è una specie di omertà. Perché? Beh, perché io penso, ed è un, diciamo, come dire, che la politica scolastica in realtà, dagli anni 70 in poi, è stato uno dei principali campi in cui si è espresso, diciamo così,
il disegno politico, un certo tipo di cultura pedagogica e anche un personale politico burocratico molto orientato a sinistra. E quindi indagare le responsabilità della situazione dell'istruzione oggi significa, insomma, appunto andare a, diciamo così, a indicare questo tipo di responsabilità. Mi lasci dire un'ultima cosa. Il discorso sulla, fare un discorso sulla scuola, diciamo così, immediatamente, almeno come lo faccio io, come io penso che debba essere fatto, poi intendiamoci, insomma, ognuno poi è libero di farlo come vuole, ben inteso, espone a due, diciamo così, pericoli. Primo, di passare per un passatista. Cioè, chiunque critica la scuola dice ma tu vuoi la scuola antica, la scuola con i bambini in ginocchio sulle noci per punizione. E la seconda, diciamo così, rischio che uno corre è quello di prendersela con la sinistra. Io non credo di essere un passatista, non sono un nemico della sinistra per principio, però se la sinistra ha governato certe cose mi pare assurdo assumere un atteggiamento di omertà e non dirlo. Infatti lei, professore, si rivolge molto all'ultimo periodo, insomma al primo governo di centrosinistra, alle politiche dell'onorevole Berlinguer, eccetera. Però sì, io le voglio chiedere, prima ancora di Berlinguer, per esempio, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato sempre appannaggio della Democrazia Cristiana, tranne due brevi periodi con Valitutto dopo e prima Spadolini, che è durato pochi mesi, mi pare, perché proprio così, sì, insomma. Ecco, c'è un collegamento anche nello smantellamento della scuola, sì, tra queste due. Lei ha detto una cosa giustissima, però insomma, la realtà non è mai esattamente quella che sembra. Ci sono dei ministri che contano e dei ministri che non contano niente. Infatti lei in un altro dibattito ha chiamato ministri di secondo livello, quelli che vanno all'istruzione. Oggi sì, oggi tutti i ministri dell'istruzione da anni ormai sono personaggi secondari che non contano nulla, che quindi in consiglio dei ministri viene subito messo a tacere, non hanno uno straccio di idee, in genere ahimè sono anche professori universitari, insomma, appunto, che non contano assolutamente nulla. Ma i ministri, appunto, anche quando erano ministri politici, c'erano dei ministri politici che contavano, che si appassionavano, bisogna riconoscere, e che duravano un numero sufficiente di anni. Berlinguer è stato uno di questi ministri, era molto appassionato, a mio giudizio aveva idee totalmente sbagliate, ma era molto appassionato, è durato 3 anni in carica, un periodo singolarmente lungo per qualsiasi ministro italiano, ma in particolare per un ministro della Pubblica Istruzione. Quindi, diciamo così, avendo idee sbagliate e essendo durato a lungo, secondo me ha inciso in maniera molto, molto negativa. La Bono Parrino, non so se questo nome a qualcuno dei presenti, beh, vedo che insomma l'età media non è bassissima, quindi qualcuno si ricorda della Bono Parrino. La Bono Parrino, tranne che da buona ministra democristiana a dare molti soldi alle associazioni dei maestri, che allora erano soprattutto, forse lo sono ancora oggi, associazioni cattolico-democristiane, poi non ha fatto nient'altro. E la differenza è appunto tra chi fa e chi non fa. In tutto questo poi, al di sotto della politica, c'è stato in continuazione dagli anni 70 in poi, ricordo che una svolta fondamentale per tutta l'istruzione italiana sono stati i decreti delegati. Sono il 79, siamo nel pieno, tra l'altro, diciamo così, dell'incontro PC, Democrazia Cristiana, in cui tutti i provvedimenti importanti vengono in pratica contrattati tra i due partiti in maniera esplicita o implicita, e quindi lì è iniziata la svolta, dicevo, e poi soprattutto c'è questo stuolo di funzionari, direttori generali, capi dipartimento del MIUR,
in genere in Italia si fa pochissima attenzione a questi che sono veramente, diciamo così, coloro che fabbricano la politica e i provvedimenti politici veri del paese. I ministri, soprattutto quando sono ministri che arrivano in ministeri di cui non sanno nulla, come so, credo che abbiamo molti esempi anche oggi di questo, sono in realtà nelle mani di questo gruppo, diciamo così, ministeriale di alti burocrati, i quali fanno fare al ministro, non dico che gli fanno fare quello che vogliono, insomma, ovviamente, però quasi, evidentemente. Sì. E questo stuolo, la cultura pedagogica, scolastica di questo gruppo di, diciamo così, alta burocrazia ministeriale del MIUR, era tutta una cultura orientata in un certo modo. Professore, tra questi responsabili, complici, eccetera, lei ha accennato un attimo all'università. Lei certamente come professore universitario ha avuto la possibilità di un osservatorio molto importante per capire i problemi, le problematicità della scuola. Però in una pagina del suo libro, lei, riferendosi ad alcuni professori universitari, gli dice una oligarchia burocratica. Ha qualche responsabilità anche l'università non l'essersi accorto o non aver contribuito anche alla stesura di tanti provvedimenti, di tante norme di riforma della scuola? Dunque, i professori universitari come tali sono responsabili della legislazione universitaria. Sì. Ma hanno partecipato nelle commissioni, invece... nelle commissioni, quando fa riferimento alle commissioni dei 40 saggi sulla scuola digitale, ecco. Sì, c'è uno stuolo di docenti universitari, in particolare delle discipline pedagogiche, che sono stati molto coinvolti nelle scelte politiche degli ultimi 25-30 anni, che naturalmente hanno così, espresso le loro idee nei provvedimenti di cui in qualche modo erano gli autori, e le loro idee erano le idee che hanno portato. Però intendiamoci, adesso allarghiamo il discorso, voglio allargare il discorso, c'è una responsabilità anche politica, diciamo pure politica, di tutti noi, di noi italiani, i quali appunto, possiamo parlare? Sì, difficile. Sì, mi ricordo quando ero giovane, nelle elezioni, spesso c'erano ancora i comizi venivano tutti nelle piazze, dove c'erano anche spesso delle chiese. Quando c'erano i comizi del Partito Comunista, qui vedo che c'è l'onorevole Macaluso che saluto con grande affetto, chissà perché suonavano a un certo punto sempre le campane. E così appunto. È una specie di viaggio nel passato. Cosa stavo dicendo? Ah sì, c'è una responsabilità collettiva degli italiani, che per, di noi tutti, che per troppo tempo alla scuola abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere soltanto che promuova i ragazzi, le famiglie chiamate, santo Dio, non finisce mai, che sono le 6:15, come dice? Ah, ho capito, allora continuerò. Le famiglie sono state introdotte dai decreti delegati nella, in parte, insomma, nella gestione della scuola, cosa che peraltro va ricordato, per primo in Italia aveva fatto il ministro fascista della cultura popolare che si chiamava Giuseppe Bottai. La carta della scuola del fascismo, varata nel 1939, fu una carta, indicava una struttura della scuola con una forte partecipazione del lavoro e delle famiglie. Dopo 70 anni la Repubblica Italiana, diciamo così, si è mantenuta in quella direzione. Le famiglie collaboravano, devono collaborare con gli insegnanti nella scuola, eccetera, eccetera. Ora però il ruolo delle famiglie qual è? Quello lì di essere gli avvocati difensori dei propri figli
di risparmiargli tutte le noie, i fastidi dello studio, cercare di alleggerirgli tutti i compiti e chiedere la promozione. C'è una colpa dell'opinione pubblica italiana in questo. Va bene, passiamo a un altro argomento. E regalano per esempio ai loro figli i telefonini, tutte queste cose. Voglio dire, c'è nella deculturizzazione del paese c'è una fortissima responsabilità degli adulti. In questa lunga analisi che lei compie nel libro, no? Lei indica e descrive alcuni responsabili e tra questi, ecco, spicca e oserei dire un po' inaspettatamente come anche la figura di Don Milani, che invece è riconosciuto come il precursore di una scuola inclusiva, democratica, il fautore di una didattica con il fine di non selezionare ma piuttosto di fare arrivare, di una impostazione di insegnamento personalizzato che oggi vediamo alla base dell'insegnamento un po' in tutti gli ordini di scuola. Perché lei lo vede così come modello negativo e negativo anche mi pare altri modelli come quello russoiano o quello montessoriano un po' così, no, insomma. Sulla Montessori non mi sono mai pronunciato perché non mi considero assolutamente in grado di pronunciarmi non sono un pedagogista. Sul Rousseau mi pronuncio perché Rousseau anche non era un pedagogista, quindi diciamo così, si parva licet mi considero alla pari. Don Milani oggi passa alla leggenda che Don Milani volesse la scuola democratica. Don Milani non voleva una scuola democratica perché Don Milani voleva una scuola di classe. Don Milani era portatore di una fortissima istanza di tipo, se così posso dire, rivoluzionaria. Lui contro la scuola dei Pierini, contro la scuola dei signori, voleva una scuola antagonista di classe, con contenuti culturali di classe. Voleva una cultura. Lui ha scritto un libro, La lettera a una professoressa, che è il testo più, osannato e in genere osannatissimo da tutti gli sciagurati ministri dell'istruzione della Repubblica Italiana e al tempo stesso non letto, perché basta aprire il testo e io appunto ne parlo per pagine riportando brani e brani di Don Milani. Don Milani appunto voleva una cultura, un programma scolastico che almeno nella scuola dell'obbligo fosse un programma scolastico che facessero piazza pulita di quello che lui considerava la cultura dei Pierini, la cultura dei signori, quindi per esempio via tutto il classicismo, via tutta quanta la letteratura inutile che non serve al popolo. Voleva che si leggesse il contratto dei metalmeccanici, che non si leggessero i Promessi Sposi, ma lo dice in maniera esplicita. Don Milani era, lo dice con quel piglio, populista rivoluzionario che soltanto i raffinatissimi intellettuali hanno, perché questa è una pagina interessante di storia della cultura, quelli che sono in maniera così radicale e rivoluzionaria contro la cultura, in genere sono persone come lui, che poi personalmente era un raffinatissimo intellettuale, veniva da una ricca famiglia ebrea, intellettualissima, e lo dice anche, lo scrive anche nella lettera alla professoressa, dice guardate, anzi non lo dice in una lettera professoressa, mi correggo, lo dice in una conferenza interessantissima che fa ai dirigenti scolastici a Firenze nel 1962. Guardate, io propongo queste cose perché parlo a nome dei ragazzi della classe contadina, operaia e contadina. Personalmente io, proprio come Machiavelli quando finiva il lavoro nei campi e si ritirava e vestiva i panni curiali, io la sera, dice, poi leggo i miei classici, leggo il latino, ma appunto però era un rivoluzionario. Allora, lui proponeva questo. Ha avuto un impatto fortissimo, come è noto, questa specie di, programma barbarico di distruzione radicale della scuola e di sostituzione con un altro tipo di scuola. Naturalmente un programma del genere è inaccettabile per la scuola italiana, per un paese democratico, insomma una cosa del genere è inaccettabile. Però, il fascino enorme della protesta
che aveva i suoi motivi d'essere, perché quando lui denuncia la scuola di classe dei Pierini aveva perfettamente ragione, era una scuola di classe, ma diciamo così, per ragioni che però poi non dovevano portare a distruggere i programmi di quella scuola, secondo me. Però appunto l'eco, il fascino di questa protesta di Don Milani è stata tale che in qualche modo la politica innanzitutto ha dovuto recepire questa protesta, diciamo, don milanesiana, gli ha dato però, non potendogli dare lo sbocco vero, che era uno sbocco rivoluzionario, perché in un paese appunto democratico, liberale, non si potevano certo fare le cose maoiste che voleva don Milani, ha, diciamo così, assunto di quel programma l'esito finale, cioè promuoviamo tutti. Siccome la protesta di don Milani alla professoressa era la protesta contro il carattere selettivo, perfidamente selettivo, in nome di quella cultura, e denunciava questo don Milani, ha detto va bene, allora il problema è quello della promozione, allora li promuoviamo tutti. E infatti da un certo momento in poi la scuola italiana si è data ufficialmente ci sono i circolari ministeriali che per la scuola dell'obbligo è prescritta praticamente la promozione obbligatoria. Per la scuola successiva, per i cicli successivi, perché un alunno venga bocciato è necessario, ma poi sono cose che io dico a lei, sì. Ma lei lo sa meglio di me, parli lei invece di me. Sì, no, però volevo dire questo, professore, era in un contesto particolare, io le porto un esempio di un paesino del subappennino Dauno, di cui sono io nativo, nel 49 260 nascite, alla scuola media, allora ancora non unificata, 35 studenti, quindi era una selezione già automatica, certo. Nelle cose, insomma, e anche nella sostanza. E allora? C'era questo. E questo mi sembra una buona ragione per non far leggere dico, come si sposi. No, sto dicendo che c'è quel contesto di dire insegniamo a leggere e scrivere, cioè in qualche modo era questo anche l'ideale che animava tante persone. Ma questo in quel era anche periodo. L'ideale del maestro Manzi. Questo, non era soltanto l'ideale di Le dico ancora una. Era l'ideale di tutte le persone democratiche e ragionevoli di un paese che non può essere un paese moderno se è un paese di analfabeti. I molti trasferimenti per lavoro negli anni 60 a Milano-Torino, molti. Quando facevano la spesa indicavano col dito cosa volevano perché non conoscevano il vero nome in italiano di del prodotto. Ma chiariamoci le idee. Se c'è qualcuno a favore dell'analfabetismo, alzi quindi, la mano. No, questo voglio dire, che era in un contesto particolarmente difficile, arretrato. Sì, contesto non questo che giustifico la promozione generalizzata. Sì, ma il contesto particolarmente difficile, complicato così, non è che giustifica l'SA. Siccome la Germania era una cosa un po' una situazione terribile, allora vabbè, il nazismo in fondo aveva le sue ragioni. Non voglio paragonare naturalmente Don Milani a Roma, intendiamoci, non vorrei che sorgessero equivoci. Però oggi volevo dirle, c'è proprio un articolo di giornale, di un giornale quotidiano La Nazionale, Alberto Melloni, che invece ringrazia quella professoressa. E tutti si aspettano da lei onnipotenza, onnisciente. Lei deve smontare il bullismo e insegnare la grammatica, far capire la relatività e prevenire la violenza di genere, gestire i disturbi dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Sì, va bene, ma questo adesso però l'articolo di Melloni parla dell'oggi, vuol dire, è un omaggio alla funzione degli insegnanti, di fronte alla quale tanto di cappello. Gli insegnanti sono, diciamo così, i bravi insegnanti, non tutti, perché qui c'è il problema appunto che noi non abbiamo, per ragioni demagogiche legate al potere dei sindacati nella scuola, noi non abbiamo nessun mezzo di selezione dei bravi insegnanti rispetto ai cattivi insegnanti. Quindi, diciamo così, appunto, parliamo soltanto dei bravi insegnanti. I bravi insegnanti sono appunto come i difensori del Piave, sono quelli che resistono sul Piave in condizioni appunto, perché poi
gli austriaci ce l'hanno alle spalle, cioè a Viale Trastevere c'è il comando generale dell'esercito nemico, dei bravi professori oggi della scuola italiana, io credo. E nell'altra parte del suo libro lei cita la sua professoressa De Santis, mi pare, no? E in cui dice, anche altri professori. Il suo professore, però, di De Santis cosa le dice? Dice che la porta a dire che il rapporto pedagogico non può implicare alcuna forma di uguaglianza tra docente e allievo, sostenendo quindi che nella scuola debba esserci una dimensione di autorità, non dico autoritario, di due autorità, e nel suo libro spesso appaiono questi due termini, autorità e disciplina. Una parte di questo, poi lei l'ho scritto anche in un articolo di un anno fa all'allora ministro Bossetti per indicare dei suggerimenti che potevano essere realizzate a costo zero. Ecco, possiamo soffermarci un po' su questa dimensione di autorità e disciplina? Sì, guardi, in questo campo io seguo il grande insegnamento di un grande filosofo marxista italiano, il primo e forse l'unico filosofo marxista italiano, si chiamava Antonio Labriola. Antonio Labriola ha introdotto il marxismo in Italia, come insomma, forse alcuni ancora sanno. Un giorno ad Antonio Labriola gli chiesero, ci dica professore, se lei volesse insegnare i principi della libertà a un indigeno della Papuasia, allora naturalmente ancora si usavano queste parole oggi vietate, indigeno, se lei volesse insegnare la libertà, i principi della libertà a un indigeno della Papuasia, da dove comincerebbe? Antonio Labriola ci pensò un poco, poi disse, comincerei col farlo schiavo. Cioè, lo metterei sotto la mia autorità assoluta per insegnargli la libertà. Sembra, un paradosso, ma, io credo che, è un paradosso che ci dice un elemento fondamentale di verità, e cioè i processi di emancipazione non possono sorgere spontaneamente, e l'istruzione è un processo di emancipazione in moltissimi sensi, non solo in senso culturale, ma anche in senso spirituale, morale, di allargamento dei propri orizzonti, in cui appunto io credo la persona giovane va presa per mano, accompagnata. Per fare questa operazione è necessario che chi apprende abbia l'idea che la persona che, appunto, a cui si affida per questo processo abbia un'autorità su di lui, debba sentire che ha un'autorità su di lui, che abbia anche un'autorità sociale naturalmente. Una delle ragioni della crisi della scuola è il fatto che il ruolo sociale del professore oggi è visto come un ruolo assolutamente di serie B, innanzitutto perché è mal pagato. Allora i ragazzi che hanno una percezione quasi animalesca di queste cose capiscono benissimo che il professore socialmente non conta, non ha, è un personaggio che poi appunto ha un ruolo sociale che la società considera, e questo naturalmente contribuisce a una perdita di prestigio e quindi di autorità e quindi di capacità anche poi di insegnamento. Così come, secondo me, contribuisce a far perdere capacità di insegnamento, la consistenza istituzionale della scuola, la perdita di consistenza istituzionale di cui la scuola soffre da anni, che era fatta di una scuola che aveva un certo nome, che aveva una dignità anche dell'edificio, che aveva una riconoscibile gerarchia, tutte cose che appunto è facile deridere come passatiste, mi assumo la responsabilità del mio passatismo, però chiunque ha pensato, ha vissuto e pensato realmente
i problemi della scuola, soprattutto li ha vissuti, sa benissimo che è così, che se un professore non ha più nessun potere disciplinare e neanche il potere, che è un potere importante, di bocciare, perché significa, diciamo così, incidere nell'esistenza di una persona facendogli perdere un anno, ma se quel professore non ha più neanche quel potere, è chiaro che la sua immagine complessiva viene sminuita agli occhi degli allievi. Ecco. Per fortuna i miei professori invece vivevano in una scuola che aveva, conservava queste cose. Che certo, naturalmente, come tutto nella società può essere usato male, ma naturalmente i tribunali, la polizia, i carabinieri, tutto può essere usato male nella società. Invocare gli errori a cui, diciamo, certe istituzioni sono soggette, appunto, è facilissimo, perché non esiste istituzione umana che non sia soggetta a degli errori. Ma da questo concludere che allora quelle istituzioni e le sue regole sono sbagliate e vanno radicalmente cambiate, poi non si sa come, semplicemente vanno abolite le regole, questo secondo me è una cosa suicida. No, lei ha perfettamente ragione, e il rispetto delle regole è una cosa importantissima all'interno. Ecco, l'esistenza delle regole. E il loro, poi, e il rispetto. Beh, certo, ecco. Una volta che esistono, insomma, le regole, ecco. Poi... Però volevo solo dirle, non è solo questo il ruolo importante dell'insegnante, perché altrimenti scadrebbe anche il suo ruolo di detentore del sapere, no? Ma certo, ma vede, professore, ma vede, lei ha bisogno di mettere le mani avanti, dire certo, ma possiamo... Ma lei pensava che non venga a scapito. Ma certo che poi deve anche conoscere quello che insegna, che il primo momento... uno strumento fondamentale della sua ascendenza sul giovane è, diciamo così, mostrargli che lui conosce, perché soltanto il fatto, diciamo così, la passione del conoscere, non soltanto la conoscenza, la passione del conoscere può trasmettere l'identica passione negli allievi. È chiaro, l'antinozionismo deve essere innanzitutto una dote dei professori, che devono appunto dimostrare che non hanno una conoscenza nozionistica della loro materia, ma hanno una conoscenza della loro materia che è diventata anima e corpo del loro essere. Ma lei non poteva dubitare che io pensassi questo? No, mi ha frainteso, io volevo dire che se ci limitassimo solo a questo... Ma non ci dobbiamo limitare, ma naturalmente... Ecco, per ma non rendere... Certo. E poi tra le 10 sottoscrivo cose, in pieno. Tra le 10 cose che lei suggeriva, ma penso che sia anche un fattore così molto simbolico, quello della predella alla cattedra, che per la distinzione dei ruoli tra il docente e lo studente. Sì, io non capisco per quale ragione, tutti accettano tranquillamente, non so, che nei tribunali il presidente del tribunale è su un gradino, insomma, 2-3 gradini più in alto. Nessuno ha mai detto, ma è un orribile esempio di autoritarismo, eppure, diciamo così, il presidente del tribunale è un cittadino, l'imputato è un cittadino presunto innocente fino alla condanna, tutti il procuratore della Repubblica, sono tutti uguali, però il presidente del tribunale, così come il presidente della Camera, è più in alto del governo, perché appunto simbolicamente il Parlamento, diciamo, ha una legittimazione diretta dal popolo, e quindi è giusto che il Presidente del Parlamento sieda più in alto del governo che sta sotto. Ma non mi ricordo mai che un capo del governo abbia protestato dicendo è un'ingiustizia. Forse lo farà Salvini una di queste volte, non so, però insomma, ecco. Però invece che il professore sia su una predella, che tra l'altro è una cosa di pure semplice comodità, perché se io ho 30 persone, insomma, noi siamo su una predella, santo Dio, allora dobbiamo sederci qui. Perché? Perché per tutti quanti è più comodo che ci vedono, no? Lo schermo cinematografico è più in alto perché tutti lo possono vedere. Se si entra in una classe oggi dove invece appunto vige la democrazia, quindi
la cattedra allo stesso livello dei banchi, anzi i banchi non esistono più, esistono dei tavolinetti, oso dire che erano più comodi i nostri vecchi banchi di legno, ma insomma vabbè. Ma gli studenti, lei vede, fanno tutti così, perché dalla terza a quarta fila, ovviamente, nessuno vede più nulla. Cioè, ci sono... No, invece abbiamo dovuto abolire, perché vede, una riforma, che l'abolizione delle predelle, è facilissimo farlo, si toglie, via. E uno pensa così di aver realizzato chissà quale grande obiettivo democratico. Ma queste sono sciocchezze. No, ma in tanti casi molto probabilmente sono state abolite perché le aule sono sempre molto più strette e il numero degli studenti è aumentato per ogni classe e quindi... Per ma motivi di sicurezza a volte si tolgono o si sono tolte, poi è passata la norma che è da una cosa. Se c'entrano di mezzo i vigili del fuoco, quindi, mi arrendo. Un'aula per 30 vabbè, studenti vabbè, tante vabbè, volte vabbè, non allora, permette. Vabbè, ecco, se, se c'entrano i vigili del fuoco, basta. I vigili del fuoco sono tra i miei eroi civili. Quindi Quindi non è proprio una realtà. Aboliamo le predelle, ecco, va bene. Sempre nel suo libro lei parla molto spesso e diffusamente di istruzione e sapere, della difesa della classicità, del passato come difesa del presente e del futuro, degli studi classici e in qualche modo a volte dice anche c'è stato quasi un allargamento delle materie scientifiche a scapito a volte di questo studio del passato. Anche nella storia, lei giustamente dice, dovremmo ritornare a far capire, a far studiare la storia del paese in cui noi viviamo, a conoscerla, eccetera. Possiamo avere qualche... su questo? Lei ha messo molta carne al fuoco con queste domande. Allora, io tenterò di dare delle risposte... Sì, no, perché brevissime. Il tempo è quello che è per questo. Ecco. Sì, sì, lo so. Dunque, io penso che il cuore dell'istruzione siano le materie umanistiche. Perché? Perché sono le materie umanistiche quelle che stabiliscono un rapporto fra il presente e il passato. La matematica, la fisica, la chimica... sono cose importanti da sapere, non sono un nemico di queste cose, però è soprattutto l'educazione che è concentrata nelle materie classiche, nell'italiano, nella geografia, nella storia, nella filosofia, quelle che consegnano, diciamo così, al giovane che entra nella scuola, consegnano, diciamo così, in qualche modo, in qualche misura, attraverso tutte le mediazioni che volete, gli consegnano il retaggio della cultura di cui lui fa parte e quindi anche, diciamo così, della collettività di cui lui fa parte, no? Gli consegnano, diciamo così, gli trasmettono quello che, diciamo così, generazioni e generazioni prima di lui hanno pensato, detto su problemi che riguardano che cosa? Riguardano appunto il nostro crescere umano, il nostro diventare una persona umana completa in senso intellettuale, in senso morale, e quindi rappresentano le materie umanistiche, rappresentano il cuore duro dell'istruzione. Materie come la fisica o la chimica sono necessariamente tutte uguali in tutti i paesi del mondo, cioè non contengono nessun elemento, diciamo così, individualizzante la cultura della collettività di cui quel ragazzo fa parte. Se per ipotesi venisse cancellata dall'istruzione tutte le materie umanistiche, si insegnasse soltanto le materie scientifiche, questo corrisponderebbe a una completa cancellazione di quello che noi consideriamo essere l'istruzione. Perché? Perché quelle materie hanno anche questo grande vantaggio che non servono a nulla.
il fatto che la cultura non serva a nulla trasmette un messaggio di altissimo valore culturale, morale e civile. La cultura non deve servire a nulla, perché diciamo così, in qualche modo, mi assumo diciamo così, la responsabilità del paradosso che sto dicendo, la produzione culturale, la produzione cioè in cui noi pensiamo che gli esseri umani pongano la parte migliore delle proprie idealità, delle proprie speranze, dei propri sogni, dei propri colloqui col mondo, con l'infinito, quella roba lì appunto non può nascere da nessun interesse pratico. Infatti non nasce da nessun interesse pratico. Non si possono scrivere trattati di filosofia su commissione, si possono fare delle ottime storie della filosofia su commissione, ma non si può scrivere i Promessi Sposi su commissione. E in questo c'è un altissimo valore educativo. Quindi quando c'è l'opinione comune che dice ma insomma la scuola così non serve, è veramente una cosa che a me personalmente mi fa mettere la mano a un'ideale pistola che non ho, per fortuna, perché appunto lo trovo quanto di più anticulturale, antistruttivo possa dirsi. Lei è d'accordo? Sì, no. Su questo aspetto sì. È d'accordo anche lei. Sì. Volevo dire un'altra cosa. Su i professori di una volta. Lei dice... No, anche di adesso, ce ne sono moltissimi che la pensano. Insomma, no, lei tra le altre cose nel suo libro fa analisi, ripeto, molto completa, eccetera. Su un tema che è stato molto di moda in questi ultimi anni, alternanza scuola-lavoro, lei ha delle parole abbastanza dure, insomma, anche nei confronti dell'Associazione degli Industriali, della Confindustria, eccetera. Però comunque nel mondo della scuola ci sono ancora tante idee e teste che chiedono, proprio un'intervista di qualche giorno fa di un dirigente scolastico, a una precisa domanda: cosa farà in quest'ultimo periodo del suo lavoro a scuola? Lui dice: domani con i miei insegnanti saremo ospiti di una grossa agenzia nazionale e internazionale di assicurazione per capire cosa loro si aspettano dai nostri studenti per essere assunti una volta che hanno terminato la scuola superiore. Ecco. Ma chi se ne importa di che cosa loro si aspettano, scusi? Ecco. Ma che la scuola deve essere una dépendance? Allora, poi appunto, quelli si aspettano una cosa, ma ce ne sarà un altro... Che si aspetta altro. Allora, cioè, quindi una galassia di aspettative, la scuola che fa... Nel suo insieme ogni classe diventa la classe in dipendenza dalle aspettative di un'azienda, di un'industria. Ma scherziamo? Cioè, è una concezione appunto... Ed è frutto di che cosa? È il frutto di appunto le indicazioni del ministero, le indicazioni diciamo così, demenziali della politica scolastica di anni che insistono in maniera, un attimo, ho sbagliato, in tutte queste cose che sto dicendo che riguardano scuola-lavoro e in molte altre che magari toccheremo, c'è fortissimo l'impulso delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'OCSE e dell'Europa. Non dimentichiamolo, non bisogna essere eurofobi, ma diciamo così, anche l'eurofilia deve però avere il coraggio di guardare le cose come stanno. Un elemento fondamentale del declino, della catastrofe della scuola è dovuta anche al fatto che l'Italia ha recepito, a differenza di altri, senza fare nessuna obiezione, perché altri paesi le hanno recepite le direttive europee, ma hanno posto dei paletti. Soltanto l'Italia, in cui appunto diciamo così, la libidine di servilismo si esercita da secoli nei confronti di tutte diciamo così, le potenze straniere possibili e immaginabili, ha recepito le direttive europee che andavano appunto nel senso, per esempio, di trasformare il compito della scuola da quello di trasmettere conoscenze a produrre competenze.
La competenza significava il saper fare. Grazie. Qui c'è stato un salto, diciamo così, proprio concettuale, catastrofico, perché appunto il compito della scuola, dal produrre conoscenze, che poi naturalmente, come tutte le conoscenze che hanno un senso, poi si trasformano certo in un saper fare, no, la scuola deve immediatamente trasmettere appunto un saper fare, una conoscenza che immediatamente sia riscontrabile in una capacità di fare. Questo è una, diciamo così, a mio avviso, pazzesca, mostruosa direttiva che l'Europa da anni ha impartito, che il Ministero dell'Istruzione italiano e i suoi ministri sciaguratamente hanno recepito in pieno, e appunto l'effetto è quello che la scuola deve servire al saper fare, e quindi deve servire a chi appunto poi fa nella società, cioè alle industrie, alle aziende, alle agenzie. La scuola lavoro è l'appendice di tutto questo. Come lei sa, questa scuola lavoro, il 90% dei casi significa o, diciamo così, obbligare per una trentina di ore dei giovani a delle perdite di tempo vicino a una fotocopiatrice, oppure invece a regalare, diciamo così, forza lavoro gratuita, sia pure per poche settimane, ad aziende che invece di pagare, come del resto tutto il sistema degli stage in italiano, che è una forma mostruosa di sfruttamento del lavoro sottopagato, insomma. E questa è la scuola lavoro, questa è la scuola nella realtà dei fatti. Soltanto la chiacchiera politica del MIUR, del Ministero, e anche di molta pedagogia ufficiale, diciamo, trasfigura questa miseria, questa miserabile realtà, la trasfigura invece nell'Olimpo del che bello, i ragazzi mettono insieme il lavoro e libro e moschetto, vanga, e cioè, tutte queste chiacchiere che tutti i sistemi totalitari poi hanno inventato, hanno cercato di mettere appunto, di distruggere il nucleo, diciamo così, morale della scuola. Oso usare questa parola così pesante, morale della scuola, appunto. Però trasformando... c'è stato anche negli ultimi periodi, insomma, Moratti, Gelmini, eccetera, che consideravano un po' nelle loro riforme come una scuola vista in maniera aziendalistica, certo, e come gli studenti e le famiglie come clienti. Ma guardi che ecco. lei quindi, ha citato, quindi è stato... però attenzione, quindi questo attenzione, ha creato... professore, il famoso programma delle 3I, internet, inglese e la terza I cos'è? Informatica. Sono diventati il cuore dei programmi ministeriali, dei ministri del centro-sinistra. Sì, 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 sì. Il ministro Fedeli è stato il più, diciamo così, forte interprete di questa esigenza. Internet, inglese e internet. Cioè, sono state, e impresa, sì, sono stati, diciamo così, ormai... Il campo dell'istruzione è uno di quelli in cui è più facile, più immediato vedere la totale sovrapposizione della destra e della sinistra. Mi dispiace dirlo, può sembrare un discorso qualunquistico, ma la realtà è questa. Del resto mi pare che qui ci siano molti insegnanti, i quali, insomma, possono testimoniarlo, che c'è un'assoluta sovrapposizione come obiettivi dell'istruzione, e quindi anche come programmi, tra le direttive dei ministri di centrodestra e dei ministri di centrosinistra, perché appunto c'è un'area dei tempi di cui poi tra l'altro appunto l'Europa si fa regolarmente portatrice. Un altro tema, ci avviciniamo penso poi verso la conclusione, non so gli orari, il tema, il tempo, noi non abbiamo, penso, non so lei se ha... Non ho impegni, insomma, ho un treno domani pomeriggio. Ah, va bene. Fino ad allora posso parlare. Va bene. Un altro tema che lei affronta è quella dell'autonomia come elemento negativo delle varie riforme. Però se, e questo
certamente ha creato delle aspettative che poi si sono rivelate negative nel mondo della scuola, ma anche una mediazione tra un centralismo, lei è perché mi pare, come penso tutti, che ci sia una linea generale direttiva del Ministero, però che ha prodotto anche nel passato e di recente delle situazioni abbastanza negative nella scuola, e l'autonomia. C'è una via di mezzo da poter seguire per evitare sia una cosa che l'altra, ecco? Sa, in teoria le vie di mezzo, insomma, esistono sempre. Se uno dice no, non ci sono vie di mezzo, si mette subito in una posizione antipatica, diciamo, di un radicalismo. No, perché i fallimenti sono stati, non ci sono comunque vie di mezzo. Sì, certo, ci sono, però a un certo punto qui noi non abbiamo responsabilità politica, non stiamo immaginando. Sì. Vediamo il risultato. Il risultato dell'autonomia scolastica è un risultato, a mio giudizio, negativo. Perché, diciamo così, innanzitutto obbliga, c'è una trasformazione voluta dalla sinistra, ricordiamoci, degli istituti scolastici in aziende, che devono trovare il proprio pubblico, cioè devono trovare un numero sufficiente di iscritti, altrimenti quell'istituto si chiude, viene accorpato con un altro. Allora, già questo secondo me, diciamo, si pone l'istruzione in una posizione assurda. Che significa trovare i propri studenti? Trovare i propri studenti significa allettarli? Significa venite qui da me, non andate in quell'altro istituto, perché? Perché io vi posso offrire di più. Questo, ma di più in che senso? Tutte attività sussidiarie, tutte cose che innanzitutto trasformano la scuola. Appunto, non vi offro, non venite qui perché qui ci sono dei professori migliori, che sarebbe il vero modo. Io vendo istruzione, qui c'è un'istruzione di una qualità migliore. Questo sarebbe l'unico, io almeno nella mia ottica, l'unica, diciamo così, legittima motivazione attrattiva per il pubblico di una scuola. No, perché facciamo delle gite più belle, perché vi diamo dei corsi di musica, di ippica, perché qui c'è una palestra più bella. Cioè, tutte cose che immediatamente introducono una diseguaglianza tra scuola e scuola, perché tra una scuola appunto in una sperduta provincia appenninica e una scuola nel centro di Milano non c'è nessuna possibilità di competizione. Ora non è naturalmente che gli studenti di Milano possono andare tra le due scuole, non c'è nessuna competizione. Ma non vedo per quale ragione gli italiani sfortunati che nascono in un paese dell'Appennino devono avere una scuola diversa da quella di una scuola del centro di Milano. Perché, diciamo così, appunto, è qui il punto dell'unificazione del sistema, la radice dell'esigenza di unificazione del sistema scolastico, che ogni sistema scolastico che porta l'autonomia al di fuori del suo campo legittimo, che è unicamente quello della qualità dell'offerta formativa, immediatamente un'autonomia del genere istituisce una diseguaglianza fra i ragazzi di 8, 10, 15 anni, il che non mi pare giusto, a parte la violazione di una serie di articoli costituzionali, eccetera, eccetera. So che qui, diciamo così, parlando qui in Veneto, diciamo così, tocco un tasto delicato, perché una delle rivendicazioni dell'autonomia è quella dell'autonomia in campo scolastico. Bene, a me sembra che questa autonomia colpisce al cuore un fondamentale elemento di eguaglianza fra i cittadini e di senso dell'unità nazionale. Se poi qualcuno è contro queste cose, se poi c'è qualcuno a cui queste due cose sono indifferenti o anzi le considera con ostilità, libero lui. Insomma, no, siamo... Lei ha perfettamente ragione su questo aspetto della cosa. Per avvicinandoci alle conclusioni, alcune recenti analisi e pubblicazioni, no, parlano per esempio che in Italia siamo quasi a 11 milioni di persone che hanno difficoltà nel leggere, nel saper leggere, nel saper scrivere, insomma, e che
questa diventa una percentuale molto alta se riferita soprattutto a un'età tra i 16 e i 34 anni, e quindi è una ripercussione anche poi nel campo sociale, nel campo delle attività. Ecco, cosa è una bella, è una conseguenza della scuola, o no? No, i risultati però, sono questi. Però dico, avvicinandoci, cosa è pensabile che si possa fare per in qualche modo, lei nella parte finale del suo libro dice il tempo rimasto è poco, ma il destino della nostra scuola è ancora nelle nostre mani. Cioè, che mi farò fare? Enunciare un programma per la pubblica istruzione? No, però delle indicazioni possiamo... Una battuta che Iago dice nell'Otello, io non sono che un critico. Ecco, gli storici si occupano del passato, del futuro si devono occupare i cittadini quando fanno le loro scelte politiche elettorali, e la classe politica, da quello che io ho detto, diciamo così, è chiarissimo quello, poi insomma per differenza è chiarissimo, penso a tutti quanti quelli che hanno ascoltato, quello che secondo me, cioè la linea verso cui si dovrebbe andare. Scusate, fa la catastrofe del conferenziere che si dimentica di chiudere. Spegnere, non dovrebbe mai capitare, ma a me capita. Per concludere, io direi il fatto che la mia inesperienza è tale che non so neanche bene come si spengono. Non è della scuola digitale lei. Se avessi fatto la scuola digitale a questo punto avrei veramente risolto i miei problemi. Allora, io penso che il campo dell'istruzione, della scuola, sia ancora oggi uno di quelli in cui massimamente si è avuto modo di manifestarsi la tendenza che si è manifestata poi e si manifesta continuamente in questo paese, in mille campi, a non dirci la verità, a non dirci le cose come stanno. E finché non ci si dicono le cose come stanno, è chiaro che le cose non possono che restare come sono oppure peggiorare. In Italia, in genere, la vita pubblica italiana è dominata da una grande bugia collettiva, di cui siamo tutti noi responsabili. Gli evasori fiscali sono sempre gli altri, naturalmente, e la colpa di tutto è sempre degli altri, e nessuno di noi è pronto a riconoscere che molte cose vanno male anche per scelte sbagliate, fatte a suo tempo dalla propria parte politica, o che lui addirittura ha provato. Mi faccio tanto bello qui oggi con voi, però sono pronto a dire che alcune di queste cose che oggi critico, non da oggi, ma a suo tempo, molto un tempo fa, non mi avevano visto contrario, sbagliavo, ma proprio perché penso che sbagliavo, oggi appunto dico, cerchiamo di cambiare le cose, riconosciamo che quelle cose che abbiamo fatto erano sbagliate. Ecco, io penso che noi abbiamo bisogno come paese di una grande operazione verità. Il coraggio di ammettere se si è sbagliato. E il coraggio poi quindi di cambiare. Di cambiare indipendentemente dalle appartenenze passate, presenti, perché questa grande menzogna italiana è anche una grande, diciamo così, colpa contro il buon senso, contro la verità e contro il buon senso. La scuola, oggi come oggi, è una mostruosa galleria di peccati contro il buon senso, contro il realismo, contro la realtà. Forse per lasciarci un'ultima cosa, magari, che può essere così più positiva e che ci lascia meno amaro in bocca sulla scuola. Però possiamo osservare, lei pensa che ha un osservatorio molto importante, che tanti giovani poi che escono o diplomati o laureati che vanno all'estero poi sanno farsi valere e riescono anche a trovare delle giuste gratificazioni. Sì, sì, certo, il panorama per fortuna ha ancora degli spazi positivi, assolutamente, assolutamente sì, ovviamente.
Ma noi non dobbiamo preoccuparci soltanto dei pochi che si salvano, dico, ma dei moltissimi, di prenderlo ad esempio, dei moltissimi che rimangono sommersi. Dei moltissimi che rimangono sommersi, per riprendere. Infatti c'è uno studio di Alma Diploma che di questi giorni, che parla che tra i maturati, gli studenti che fanno gli esami di maturità, il 30% degli studenti che appartiene a famiglie non prive di diploma e con una valutazione dal 90 al 100 non vanno all'università. Questa è una brutta desolazione, insomma, una desolazione. Certo. Speriamo in bene. Speriamo. Grazie professore. Grazie a voi. Spero di non essere annoiato nessuno. Grazie.